Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo ritornati su WinkleT e andiamo a caricare la nostra bottega Mac Paolo. C'è una mosca, anzi, questa è una zanzara, maledetta. Allora, dove eravamo rimasti? Che non lo so completamente. Allora, vediamo un po' il da farsi. Allora, eccoci qua. Qui c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per lo stoccaggio. Per il momento direi che siamo a posto così. E qui la roba costa tantissimo. Io direi prima di toglierci il debito e poi pensiamo alle decorazioni. Che dite? Direi che è la cosa migliore da fare. Per 5 giorni dobbiamo pagare 65 monete. Va bene. Vediamo cosa abbiamo nel nostro negozio. Vediamo su questo menu. Qui abbiamo delle patate. Quelli sono carciofi, penso. Sì. Patate, carciofi, mele, questa è la camomilla. Abbiamo pure il tappetino, guardate che carino. Lo posso spostare? Ok, lo mettiamo al centro, scusate. Un po' di ordine ci vuole, ecco qua. Perfetto. Qui la forgia. Allora, per produrre chiodi, e sì, i chiodi fanno parte dell'attrezzatura, infatti guardate, più 17% perché è primavera. Però ci manca il ferro, ci manca il ferro. Ed è un problemino. Andiamo a vedere le patate come vanno. Le patate sono pronte per il raccolto? No. Ecco, arrivato a metà. A metà, cosa significa questo? Qui ci sono delle percentuali, 90%, 10%, non so cosa siano. Andiamo nel nostro bancone. Il ferro costa un bel po' di soldi, più 50%. No, non ci conviene affatto. Non ci conviene affatto, completamente. Qui è tutto caro. Qui è tutto caro. Allora, io direi di cominciare a io direi di aprire, ecco. Apriamo. Qua magari facciamo qualche guadagno e vediamo un po' come va. Cosa vuole? L'ho stufato? No, non ce n'ho. La zuppa di verdure non ne ho. La zuppa di verdure carissimo, no, è troppo cara, più 50% non si può, mi dispiace. Violente, cosa vuole? Allora, aspettate, tu signora, tu lana vendi? Sì, ce l'ho in magazzino. Lavanda non ne ho, ciao. Allora, vediamo cosa ha il mercante. Perché di solito il mercante ha della roba interessante a buon prezzo. Il ferro meno 60%, compriamo. Compriamo. Ragazzi, compriamo. Il ferro, ecco. Perfetto. Poi potremmo comprare
Cene curative. Ma sì, dai. Aspettate, ci sono i ferri di cavallo. Che. Ma. Compro due ferri di cavallo, due pozioni curative e i chiodi li produrrò io e va bene così, compro. Ma posso mettere in pausa? No, vabbè, stufato, non ne ho, signora. Allora. Cosa vuoi, Lisa? Brava Lisa. Ecco, qui c'è altra gente che sta comprando un bel po' di cose. Camomilla non ne ho. Camomilla non ne ho. Mi sa che oggi è andata malino, maluccio. Però abbiamo 91 monete. E vabbè, purtroppo è andata un po' così. Ma ci rifaremo sicuramente. Ci rifaremo sicuramente. Allora. Cosa potremmo fare? Ah, ecco, con il tasto R possiamo rifornire tutto automaticamente. Questa cosa mi piace. Ovviamente se abbiamo i prodotti disponibili, se no non metterà niente. Ok, allora qui possiamo mettere in questa mensolina il ferro di cavallo. Ferro di cavallo. Qua c'è posto. Ah, scusate, in questo armadio possiamo mettere solamente un prodotto, sì, va bene. Ok. Allora andiamo fuori perché le patate sono pronte. Quando la patata è pronta, noi corriamo a raccoglierla. Ecco, non ho capito cos'è. Ah, forse è la specializzazione nella patata. Sì, questo fatto o non lo sapevo o non lo ricordavo. Comunque siamo a livello 4. La specializzazione totale per, diciamo, i prodotti agricoli, ancora siamo a livello 0, però stiamo progredendo. Allora, coltiviamo altre patate, innaffiamo. Perfetto. E questi sono dei momenti duri per la nostra bottega perché ancora abbiamo debito da ripagare, quindi dobbiamo un po' soffrire. Allora, sì, facciamo i chiodi. Queste due percentuali indicano la probabilità di produrre un oggetto che sia di qualità maggiore o minore, quindi 85% oggetto normale, 15% già un oggetto più pregiato. Allora, ok. Ovviamente più ci specializzeremo nella forgiatura e probabilmente avremo delle percentuali migliori. No, non è così. Non è così. Comunque, andiamo a vedere il nostro inventario, vediamo cosa abbiamo. E sì, come vedete, abbiamo prodotto. Perché questo valore? Valore 6, valore 6.
Questo lo vendiamo a 11 e questo a 12. Perché ho un chiodo di qualità migliore, ecco. Ok. Va bene, va bene. Allora, perfetto. Ecco qui anche queste sono patate di qualità bassa, le rivendiamo ad un prezzo più basso, ovviamente. Allora, vediamo se possiamo, io direi di aggiungere qualche cosa di e direi di cambiare. Allora, questa armadio, cioè solo un prodotto, cioè è un armadio abbastanza scarso. Ecco, compriamo un armadio come si deve. Questo è l'angolo dell'armadio, il mio angolo dell'armadio. Guai, guai, guai chi me lo tocca, guai chi me lo tocca. Allora, qui abbiamo un armadio antico grande. Ecco, un armadio antico grande è quello che mi serve. Andiamo a vedere le varianti. Poi ogni variante ha anche statistiche diverse, quindi non è solamente un fattore estetico, ma però costano tantissimo. 164 monete io non ce le ho. Magari se vendiamo questo, vendi 68, ok, lo vendiamo e andiamo a comprare un armadio come si deve. Allora, costano sempre tanto, niente, dobbiamo comprare purtroppo un armadio piccolino. Vediamo le varianti. Allora, dobbiamo vedere anche l'attrattiva. 15 di attrattiva, 10, 2 posti per esporre, questo 3. Allora, i posti di esposizione devono essere almeno 2. Scusate, 1 è troppo poco. Ecco, uno di questi 3. Questo 3 ha posti, è anche più attrattivo, però abbiamo meno posto, ecco, vedete, voi non lo vedete, ma i posti per conservare i prodotti sono di meno, quindi ci perdiamo molto come si può definire, nell'inventario, ecco, possiamo mettere meno prodotti. Quindi io propenderei per una soluzione di mezzo, quindi andiamo con l'armadio antico disordinato e lo mettiamo qua. Con questo armadio abbiamo vediamo se trovo un posto. Qui mi segna il rosso. Ok, dicevo, in questo armadio abbiamo 5 posti per l'inventario, 10 punti attrattiva e 2 posti per l'esposizione dei prodotti. Eccoli qua. Allora, esponiamo il ferro di cavallo e la patata, che è il nostro cavallo di battaglia. Ok, vorrei anche comprare qualcos'altro sempre per migliorare. Vediamo, analizziamo tutte le nostre mensole. 10 di attrattiva è buono, tavolo 10, insomma non siamo messi male, eh. Non siamo messi affatto male. Poi abbiamo la lanterna da muro che è bellissima, eh. Questo è un colpo di classe assoluta. Vediamo
Io quasi quasi metterei in questa zona qua qualcosa di più elegante. Un tavolino più ricercato. Allora, abbiamo le mensole. Un tavolo ornato. Questo sarebbe molto bello. Il tavoluccio ornato, la cassa. La cassa meno attrattiva. Non mi piace. Il tavolo grande sarebbe interessante. Da 25 di attrattiva e due posti per esporre. Sì, andiamo col tavolo grande, dai. Dai, dai, dai. Allora. Però qua non mi piace. Aspettate, ho avuto un'idea geniale. Allora, io direi di spostare questo qua. Che dite? Lo so che sto facendo un casino, però va bene. Mettiamo qua. Che non me lo può mettere? Ok. E poi questo tavolo lo mettiamo qua. No, c'è troppo casino qua, no, non mi piace. Lo mettiamo qua sotto. Io penso che è la cosa più giusta da fare. E poi qua mettiamo il benedetto tavolo grande. Giusto? Che però è troppo grande. Vabbè. Sì, perché vedete i piedini diventano rossi, lì la gente non si può appostare per ammirare i miei prodotti. Ma quasi quasi lo metterei così, no? Vabbè, lo metto così e basta. Perché è l'unico modo. Non me lo fa mettere. Non me lo fa mettere, perché? Sto combinando veramente un casino. Il tavolo non me lo fa mettere bene. Non so per quali arcani motivi. Vabbè, ho capito. Allora, spostiamo questo. Spostiamo questo. Effettivamente questa bottega sta cominciando ad essere un po' piccolina. Ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè. Quasi quasi il tavolino piccolo lo metto qua. E il tavolo, quello grande, lo metto qua. Beh, penso che così così va bene, no? Aspettate, oh, così vedete, la gente può andare ovunque. Perfetto. Mettiamo su questo tavolino i nostri prodotti, i chiodi e la patata. Chiodi patata, che coppia eccezionale. Allora, ok, io direi che possiamo anche iniziare un'altra giornata e vediamo come va. Vediamo come va. Dobbiamo pagare, ricordiamo, per 4 giorni 65 del nostro debito. Adriana, se le piacciono le mele, no, ad Adriana le mele non piacciono. Forse piace la patata, neanche la patata. Cosa vuole comprare Adriana? La lavanda, non ce n'ho lavande, ragazzi. Non ce n'ho. Lana, non ne ho neanche lana. Non c'ho niente. Mi dispiace, ecco qui il mercante.
aspettiamo i clienti, ma magari c'è qualcuno a cui serve qualcosa che non ho e lo prendo dal mercante. Vabbè dai. Allora, vediamo il mercante. Ora puoi coltivare asparago, bene. Ci stiamo sempre più specializzando nell'agricoltura. Allora, mele, compriamo. Meno 50% alla grande. Poi cosa compriamo? La camomilla è ricercata. La capacità di magazzino ha raggiunto il limite, lo so, mannaggia. Vabbè, compriamo meno mele. Che poi già io ne ho 6 mele, quindi ne compriamo 3. Semi di carciofo meno 11%. Carciofo lo coltiveremo più là. Allora, dovrei fare un altro orto con il carciofo. Bevanda soporifera. Semi di lavanda. Ecco, la lavanda è molto ricercata. Prendiamo 2 semi. Ok. Siamo rimasti... Cosa vuole? Legno? Vendi. Ciao Lisa. Ciao. Eravamo arrivati a 0. Però abbiamo guadagnato a fine giornata un bel po' di denaro. Ora andremo. Nel frattempo siamo passati a un livello superiore, livello 11. Attrattiva è un po' aumentata. E la patata ha bisogno di acqua. Io direi di costruire un altro orticello. Ecco che lo mettiamo. Lo mettiamo qua. Perfetto. E seminiamo la lavanda appena comprata. Ecco qua. Patata, c'è bisogno di un altro giorno per... Perché qua la patata mi... A sinistra voi non lo vedete, ma c'è l'icona della patata che lampeggia, non so per quale motivo. Allora facciamo che qui mettiamo un po' le attrezzature. Avevo il ferro al mercante, perché devo stare sempre attento al ferro, perché ne ho bisogno. Ne ho bisogno assoluto. Allora, questo è un po' il reparto degli attrezzi. Facciamo così, tutti i chiodi. Questo è il reparto alimentare. Una mela. Delle vigilanze è stata un'evaluata una fiera che sta tirando persone a caccia di offerte da ogni dove. Ok, quindi probabilmente... Ma chi l'ha detto di aprire? Ho sbagliato io, scusate. Va bene. Quindi ci saranno molti più clienti, ragazzi, eh? Comunque qui mettiamo mele. Camomilla, ok. Sempre chiodi. Cosa vuole lei? Lavanda, non c'è, sta crescendo la lavanda. No. Signora Beat, cosa vuole? Sempre sta lavanda, non ne ho lavanda, mannaggia voi. Lui vuole il carciofo, ce l'ho. Vediamo se... Aspettiamo un pochettino. Aspettiamo un pochetto. Camomilla ce l'ho. Ferro non ce l'ho. Vabbè, ah no, allora. Ok. Quindi c'è la signora che vuole la lavanda, mi sembra, ma il mercante non ce l'ha.
Va bene. Allora, mele, prendiamo la mela. Carciofo, meno 50%, ottimo. Facciamo un rifornimento di carciofi che tra l'altro non ne abbiamo carciofi. Comunque dobbiamo aumentare la capienza del magazzino. Ferri di cavallo, meno 9%, lasciamo perdere. Pozione curativa. È un buon affare. È un buonissimo affare. Ferro non ne ha. Vabbè, compriamo questo materiale, questi prodotti e ciao ciao. Ferro mi dispiace, non ne ho. Lavanda mi dispiace, non ne ho. Patata, la patata ce l'ho in magazzino. Ecco qua, signore. Vada. Beatrice, sempre patata. È una popolazione amante di patate. Come facevo a chiudere qua? Aspettate, eh? Abbiamo 122 monete, non è male. Volevo sapere come si fa a... Ecco qui, blocca per i clienti. Ok, perfetto. Allora, possiamo raccogliere, mi sa. No, no, dobbiamo... Sì. La patata è pronta, quindi l'abbiamo raccolta. Questo seminiamo qua. Altri semi di patata, perfetto. Ecco qui la lavanda che ha bisogno di acqua, poverina, era sedata. Tra 2 giorni dovevo pagare 65 monete, ma siamo tranquilli. Riforniamo tutto, sempre se abbiamo il magazzino i prodotti necessari. Mettiamo qualche decorazione così arriviamo attrattivo a 4. All'altro è pure il nostro obiettivo da completare. Dobbiamo posizionare delle decorazioni per aumentare l'attrattivo. Le cose che lampeggiano sono le novità, ecco. Ho capito. Va bene, va bene. Fra l'altro io avevo, eccoli là, eccoli là. Questo era il mio... Avevo un bancale, sì, che a 12 di capienza. Quasi quasi lo vendo e prendo qualcosa di migliore. Che dite? Mensola ornata per stoccaggio 5, no. Allora, noi dobbiamo cercare, ecco, questo a 30 posti, però non mi convince. Allora, quasi quasi, allora, questo lo spostiamo qua, scusate. Che dite? Il bancale quasi quasi me lo vendo. Yes. E compro un altro armadio, però questo è un botto di soldi, mannaggia. Troppo non si può veramente. Ah, ma c'è il bancale lungo. Sì, il bancale lungo mi piace, eccolo qua. Il bancale lungo e ora possiamo immagazzinare fino a 45 articoli, quindi per un bel po' di tempo saremo a posto. E va bene. Sa che abbiamo tutti i prodotti esposti, infatti il bancale è vuoto e qui ci sono delle novità. C'è un gesso intrecciato della mensola delle risorse, però è un po' qualcosa veramente di estetico. Va bene. Io direi di aprire.
Vedere di aprire. Oppure compro qualche decorazione, però purtroppo abbiamo pochissimo spazio per le decorazioni, per quello vorrei aumentare la dimensione. Allora, mettiamo un ceppo fuori che fa scena. Fa sempre scena, ecco qua. Lo mettiamo qua nella zona dell'orto. Aumentiamo l'attrattiva. Ecco. E possiamo anche aprire. Via. Via. Buongiorno caro signore, come sta? Tutto bene? Perfetto. Che la gente guarda i prodotti. Jacob, ciao Jacob, molto contenta come vedete dalle faccine. Quindi stiamo andando bene. Carciofo, prego. Ciao. Non ne ho lavanda, signorina. Asparagi non ce l'ho. Ecco qui il mercante, come al solito aspettiamo un pochettino. Aspettiamo un po', eh. Metto dietro il bancone per far vedere che sono un professionista serio. Ferro di cavallo non ce n'ho, e l'altro vuole legno. Allora, legno il mercante non ne ha e ferro di cavallo non ne ha, giusto? Allora, carciofi, semi di carciofo, potrei fare un altro orticello per i carciofi, quasi quasi. Ah sì, prendo due semi. Gli semi costano tantissimo. Vabbè, dai. Se mi voglio specializzare nell'agricoltura. Ecco. Tutta roba di qualità. Lavanda meno 67%, buono. La lavanda ce l'abbiamo, i semi. Va bene così. Bene così. Vogliamo comprare qualcos'altro? Qualche mela? Meno 25%? Va bene. Carciofo? Vabbè, compriamo carciofi, meno 50%. Chi se ne frega? Compra, ciao. Non ne ho ferri di cavallo, non ho legno. Andiamo da lavanda. E qualche soldino lo stiamo facendo, eh. Ah, di nuovo il mercante. Bene. Sì, perché c'è la fiera, quindi c'è molto movimento. Camomilla non ne ho e l'altra vuole la mela. La mela ce l'ho. Allora, dato cosa volevo? Camomilla. Non ne ha il mercante, bene. Compriamo altri carciofi. Così, come se non ci fosse un domani. Legno, compriamo legno meno 50%. Ma sì, tanto costa pochissimo. Compro. Non ne ho camomilla, mannaggia. Ecco qua, mi sa che la giornata è finita. Il sole sta per tramontare. Come potete vedere, il negozio è quasi vuoto. La gente ha comprato tantissimo. Tanti clienti grazie alla fiera in corso, e innaffiamo i nostri prodotti, i nostri futuri prodotti. Per ora sono solo delle piantine. Allora, riforniamo tutto automaticamente.
o no? No, facciamo di nuovo. Questo è il reparto frutta, diciamo. Frutta e verdura. E anche qualcosa, ecco, come sempre, che fa parte un po' dell'alimentazione, anche della porzione curativa. Non so come definirla. Ok. Qui mettiamo anche una porzione curativa, che è qualcosa che sta nel mezzo fra l'attrezzatura, diciamo, e l'alimentazione. Qui mettiamo sempre legno, 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 legno ovunque. Ok. E che poi il legno lo dovremmo vendere nella giusta stagione, o quando c'è un evento particolare, quindi stiamo sbagliando a venderlo ora. Però siccome l'abbiamo comprato a pochissimo, ci guadagniamo lo stesso, però non ci guadagniamo quanto potremmo guadagnare con del giusto contesto, ecco. Allora, io direi di fare cosa. Abbiamo i soldi? Abbiamo i soldi per fare. Nel frattempo si è sbloccato il cavolo ornato grande. Quasi quasi io lo prendo. Cavolo grande 25 di attrattiva. Ah, qual è la differenza? Scusate, 84, 25, 2. Ah, vabbè, è solamente una cosa un po' estetica. Ah, sì, guarda, io questo lo vendo, tanto. Questo è più bello. Guardate com'è elegante, eh? Perché no, la nostra è una bottega, è un negozio elegante. Mica si scherza qua. Ok. Simpatico, simpatico. Allora, io direi anche di vendere questo a sto punto. E mettiamo il tavolo ornato più o meno nello stesso stile di quello grande. Giusto? Yes. Yes. Così. Vabbè, qui c'è un po', ecco, un po' stretto, ma non fa niente. E beh, io questo qua quasi quasi lo sposterei un po' più a destra. Così. Ma sì, perché no? Ok. Allora, va bene. Ecco qui, avevo, come stavo dicendo, avevo l'intenzione di. Ecco, qui ci sono altre decorazioni, ma quasi quasi io metterei piante da parete, bellissimo. Bellissimo, cosa significa il sole? Non lo so. C'è un'iconcina del sole, ma non ho capito. Ha bisogno del sole, ecco, per crescere, mi sa. Ecco. Vabbè, no, non volevo fare questo. Allora, quasi quasi comprerei questo barile di fiori che aumenta l'attrattivo. Guardate che bello. Però non ho spazio, mannaggia, dove lo metto? È un problema. Non ho spazio. Quasi quasi lo metto qua. Così. Allora, devo allargare per forza la bottega.
Vabbè, lo metto qua all'entrata. Vabbè, lì ci sta, eh. Poi cambieremo la posizione di tante cose in futuro, eh. Allora, cominciamo un'altra giornata di duro lavoro. Ah no, scusate, mi sono. Ma i 65 del mio debito li posso pagare domani a fine giornata, giusto? Non è che. Vabbè, cos'è questo punto esclamativo? Ah, possiamo sbloccare qualcosa, attenzione. Ah, bello. Ah no, questi sono stati sbloccati, sono delle novità. Quindi ci sono dei nuovi muri. Molto belli, eh. Molto belli. E sì. Diciamo che le parti in cemento sono. Le parti in muratura sono più evidenti. Ecco, qui, come vedete, qui è tutto legno in questa entrata. Qua invece c'è un po' in basso, anche più colorato, insomma, sono ovviamente. No, questo è un ingresso, ovviamente, che poi aumenta anche l'attrattiva. Però costano tantissimo. Vabbè, al momento ci manteniamo così. Poi decideremo cosa fare. Allora, sì, 25 monete lo possiamo fare. E seminiamo il carciofo. Perfetto. Ci vorranno 4 giorni. La patata è più veloce. La patata è velocissima. Apriamo. Fine giornata pagheremo il nostro debito, come è giusto che sia. Ah, ma qui non è esposto niente, mannaggia. L'ero dimenticato. Cosa vuole, signorina? Non ne ho chiodi, ciao. Comprate tutto a buon prezzo, tutta roba di qualità. Cosa vuole? Ok, deve vedere la lana. La non ne ho lana, signora. Non ne ho, vedere. Chiodi purtroppo non ne ho perché il ferro non lo sto trovando. E vedete come cercano tanto. Vediamo se questi hanno chiodi o. Vediamo se il mercante ha chiodi o ferri di cavallo. Sì, ce l'ha. Ne compriamo uno così il signore sarà contento. Ferro, sì. Compriamo un sacco di ferro. Ecco qua. Capienza magazzino terminata, perfetto. Allora, tutto il resto non mi interessa. Compriamo. Non ne ho chiodi. Prendiamo il ferro di cavallo. E chiodi non ne ho, signora. Mi dia il tempo. Lana non ne ho. E cosa vuole? Non ne ho. Non c'è niente ragazzi, ma lui chi è? Zorro? Ma chi sei? Boh, comunque. Bevanda soporifera, non ne ho. Ha problemi di sonno il signore. Oggi la giornata non sta andando benissimo perché cercano questi prodotti in ferro che purtroppo dobbiamo. Ma non è che li posso fare ora, scusate. Forse sì. Mannaggia, ho sbagliato. No, vabbè. Li ho mandati tutti via. Oh, mi sembrava che ci volesse di più per produrre chiodi. Vabbè, mio errore gravissimo.
facciamo godi. Ok, la giornata è finita, abbiamo pagato il nostro debito ed ecco che il debito che dovremo pagare la prossima volta è aumentato e sarà di 77 monete. Benissimo, allora, riforniamo qui tutto. Sappiamo, non abbiamo niente. Allora, aspettate, facciamo mente locale. Andiamo a raccogliere le patate e seminiamo altri semi. Innaffiamo la lavanda e i carciofi. E i chiodi li abbiamo prodotti. Vediamo se c'è qualche offerta. No, non c'è niente. Non c'è niente. Va bene. E davvero niente. Qui mettiamo chiodi. 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 Qui mettiamo i prodotti della terra. Patate, carciofi, qualche mela così ci sta pure. Qui ci sta la pozione curativa nell'armadio e vediamo se ci sono delle novità. Abbiamo sbloccato qualcosa. Allora, abbiamo pagato il debito, quindi siamo rimasti solo con 35 monete. Questo è il menu di costruzione per ampliare la bottega. Poi abbiamo questo menu. Ma io non capisco. Cos'è questo? C'è questo simbolino, cos'è? Sblocco un nuovo set per aumentare il limite detettivo nella bottega. Come faccio a sbloccarlo? Ah, ok, tutto il set si sblocca per 375 monete. Poi ogni pezzo lo puoi prendere gratuitamente. Ho capito. Va bene, va bene, va bene. Ok, perfetto. Ci sono ancora un bel po' di cose da sbloccare, ma siamo ancora veramente agli inizi della nostra attività. Tra l'altro la primavera sta per finire, altri 6 giorni e va bene, va bene. Ah, ecco, capito. Allora, questo menu, questo sblocco ci farà aumentare l'attrattiva massima, che al momento mi sa che è bloccata a 5. Ho capito. Questa è una cosa importante. Però al momento dell'attrattiva ci importa ben poco, perché siamo una piccola bottega, quindi non abbiamo tutte queste... tutti questi grandi numeri, ma in futuro ovviamente l'attrattiva sarà importante per sconfiggere anche la concorrenza, che in questo gioco mi sa che non è presente, però chi lo sa, magari comparirà prima o poi. Comunque, per questa puntata di WinkleTie è tutto. Nella prossima puntata quasi sicuramente arriveremo fine primavera e vedremo un po' quali altre novità ci saranno. Questa è stata una puntata un po' intermedia. Nella prossima puntata sicuramente ci saranno tanti tanti stravolgimenti. Io penso che amplierò la bottega su questo lato, lo penso proprio, su questo lato qua. Oppure sposto l'orto, si può spostare, sposto l'orto e lo metto più in qua, ecco. Sì, penso che farò così, penso che farò proprio così.
Va bene. Sì, ho cambiato idea. La parte verso cui ingrandirò il locale è qua. Penso che sia la cosa migliore da fare, quindi ci saranno tanti tanti spostamenti e anche nuovi acquisti se ci saranno i soldi. Comunque, per questa puntata è tutto e ci rivediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao!